Ho fatto i biglietti di compleanno più belli di sempre. No, vabbè, ma è assurdo. Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi io e Mollettino siamo proprio mecciati. Per caso tra poco avete qualche compleanno di qualche vostro amico o qualche vostra amica e non sapete cosa regalargli? Oggi andiamo a creare insieme i biglietti di auguri, tipo questi o tipo questi. Li faremo in maniera semplicissima e verranno super belli, quindi guardate il video fino alla fine per scoprire come si fanno. Ciao a tutti, raga! Oggi sono qua per aiutarvi, così al prossimo compleanno saprete quello che regalare ai vostri amici. Andremo a creare quattro idee di biglietti fai da te e potrete utilizzarli per i compleanni, per le feste, per il vostro fidanzato, per la vostra fidanzata, per chiunque. Ovviamente io sono andata a fare shopping e ho preso tantissime cose, adesso vi faccio vedere. Innanzitutto un po' di cartoncini Bristol colorati per fare i biglietti. Poi avremo bisogno di squadre, delle forbici e matite. In totale faremo quattro idee diverse, quindi se non vi piace la prima non andate via perché forse le prossime faranno il caso vostro. Iniziamo subito con il primo biglietto. Come sempre vi faccio vedere l'ispirazione che sto prendendo andando su Pinterest. Ci sono sempre i miei Pandora, mi piacciono un botto, scusate raga. Quello che ho pensato per il primo biglietto è la grafica di Spotify, ovvero tipo questa qui della canzone, ma adesso vedrete come l'andremo a realizzare nel biglietto inserendo dei disegni per le vostre amiche barra amici. Allora, per fare questo biglietto utilizzo il cartoncino bianco perché giustamente questi sfondi sono bianchi e posiziono la squadra in modo da tagliare la parte che ci serve per fare il biglietto. Quindi con molta cautela andiamo a fare la nostra linea, eccola qua. Ed ora con molta precisione vado a ritagliare il tutto. E voilà, questa sarà la forma del nostro biglietto che ovviamente andremo a piegare in due. Ed eccolo qui, il nostro biglietto vuoto, adesso lo dobbiamo riempire. Ovviamente mi sono scaricata la foto da cui ci andremo ad ispirare sull'iPad e adesso dobbiamo ricreare la stessa cosa nella copertina. E al centro del foglio ho disegnato un quadrato di 8,5 cm. Poi sotto ho disegnato una riga dove ho fatto i numeri della canzone e poi ho disegnato un cerchio con dei triangoli per ricordare appunto il play. Qua sotto ci sarebbero queste linee che rappresentano l'ID della canzone. Se volete possiamo rifarlo. Potete farlo veramente a caso disegnando un po' di linee qua e là. Una volta disegnato il tutto in questo modo, prendiamo un pennarello nero e andiamo a ripassare. Bene, una volta colorato il tutto, guardate quanto è venuto bene, ho fatto pure il cuoricino, dobbiamo scrivere qua il titolo della canzone e l'autore. Dato che è un biglietto di auguri, io voglio scrivere Happy Birthday. Eccolo qua, ho scritto Happy Birthday più 16, ma potete scrivere qualunque età, ho messo una data a caso. Abbiamo fatto la prima parte, ma ora dobbiamo rimuovere tutta quest'area perché qua sotto voglio metterci un disegno. Adesso vedrete. O con delle forbici o con del taglierino andate a togliere questo quadrato che abbiamo disegnato. Questo è quello che dovete ottenere, infatti questa parte è stata completamente tagliata. Bene, ora entra in gioco il cartoncino nero. Da questo cartoncino nero dobbiamo andare a ritagliare un quadrato che è più grande del quadrato che abbiamo fatto nella copertina. Questo qui è il risultato del mio quadrato. Ora con dello scotch biadesivo dobbiamo incollarlo qua sopra. Ho messo lo scotch solo su questi tre lati perché questo qui deve rimanere libero. Ora vado ad incollare il nostro quadrato. Dall'interno risulterà così, mentre dall'esterno così. Ma non è finita qua, adesso vi spiego perché. Ho ritagliato dei cartoncini in modo che si possano infilare qua dentro e che possano cambiare ogni volta che volete. Ora qua dentro voglio farci un disegno in modo che possa cambiare ogni volta lo sfondo. Ok, guardate che carini, ho disegnato SpongeBob e Patrick che sarebbero me e la mia migliore amica. No, raga, questa idea è veramente troppo cute, non me l'aspettavo. Adesso vado a colorare il tutto, poi vi faccio vedere come viene. Raga,
Raga, l'ho finito, non vi potete rendere conto di quanto è carino. Guardate quanto è cute. Cioè, guardate, non ci sto credendo, è veramente troppo troppo bello. Ammettetelo che vorreste ricevere anche voi un biglietto così per il vostro compleanno. PS, se per ora l'idea vi sta piacendo, commentate con SpongeBob, vi vedo. Quest'oggi ho scelto una parola super bella. Ma se quest'idea è troppo difficile e non ve la sentite di fare SpongeBob e Patrick, adesso vi faccio vedere un disegno semplicissimo che potete rifare tutti quanti. Dovete disegnare letteralmente un cono di un gelato, così. Potete fargli due occhietti. E a fianco disegnate la pallina di un gelato, così. Fate un bel cerchietto. E fate sempre gli occhietti con la bocca. E voilà, una volta colorato il tutto ho scritto better together, che significa migliori insieme, e potete andarlo a sostituire a questo qui, questo lo rimuoviamo e andiamo ad inserire quest'altro. Cioè, è stupenda questa idea. Non so se vi rendete conto. Io ragazzi adesso tengo SpongeBob perché è il mio preferito, ma potete farne infiniti. E se non volete fare un disegno, potete anche inserire qua dentro una vostra foto di voi e della vostra amica, del vostro amico, di vostra mamma, papà, quello che volete. Potete inserire una foto, un disegno, tutto. Quindi questa è la prima idea terminata, poi qua dentro andrete a scrivere il vostro biglietto. Ma adesso passiamo al secondo biglietto d'auguri. Questo vi assicuro che è molto più semplice e per farlo utilizzo il cartoncino rosa. Anche questo cartoncino rosa lo vado a piegare a metà in modo da formare il biglietto. Ed andiamo a disegnare al centro del nostro biglietto un barattolo enorme. Io lo sto facendo a mano, ma ovviamente lo devo un po' ripassare perché sta venendo storchissimo. Una volta disegnato il nostro barattolo, andiamo a ripassare il tutto con il pennarello. Questo è il risultato. Adesso con delle forbici vado a ritagliare tutto l'interno del nostro barattolo, poverino. Ed eccolo qui, il barattolo tutto tagliato. Comunque, raga, ho fatto un mega fail perché mi sono accorta di aver ritagliato il barattolo nella parte sbagliata. Infatti si apre all'incontrario il mio biglietto, ma voi fatelo dalla parte giusta. Adesso andate a prendere una bustina. Io ho preso letteralmente questa dove dentro c'erano dei vecchi glitter. Vanno bene qualunque tipo di bustina. Adesso inizio a scegliere un po' di glitter da inserire all'interno di questa bustina. Ad esempio metto un po' di questi tutti glitterati. Ah, così. Raga, ho inserito dentro un sacco di glitter e ho messo le scritte Happy Birthday. Adesso ci voglio mettere dentro queste mini mollettine. Che carine. Ecco qua. Una volta che abbiamo ottenuto il risultato, vado a sigillare la bustina con dello scotch in modo che rimanga chiusa. E sempre con dello scotch vado a sigillare il tutto dietro in modo tale che noi otterremo questo risultato. Poi ovviamente potete abbellire il tutto con dei disegni intorno per renderlo un po' più carino. E tadan, questo è il risultato. Sotto ho scritto la data di nascita e questo è il biglietto terminato. Anche questo secondo biglietto io lo adoro, alla fine del video andremo a votare quale sarà il biglietto più bello, comunque no, stupendo, dovete assolutamente rifarlo. Alla fine anche Mollettino voterà quale sarà il suo biglietto preferito, quindi non perdeteveli. Dunque, abbiamo già fatto due biglietti e sono uno più bello dell'altro, quindi adesso passiamo al terzo biglietto. Il terzo biglietto vi assicuro che è il più semplice che faremo, infatti ho piegato un cartoncino bianco e adesso vi faccio vedere. Ho disegnato nella prima pagina un semplice cuore, adesso voglio andare a spezzare questo cuore. Sì, lo so, oggi sono un po' drammatica ragazzi, scusate, quindi facciamo lo zigzag. E al centro del cuore vado a disegnare un grande cerotto che aggiusta il nostro spacco. Ho fatto il cerotto e adesso vado a colorare il cuore. Per semplificarmi la vita vado ad utilizzare gli acquerelli perché sono molto più veloci, quindi faccio subito, vado con il rosso e coloro tutto. Non tutto, ovviamente mi sono scordata di dirvi che il cerotto non va colorato, però guardate quanto è aesthetic tutto ciò. Allora,
Allora, mentre io dipingo il mio cuore, vi racconto un attimo della mia migliore amica, perché voi me lo chiedete sempre, mi dite sempre: Giulia, ma tu hai una migliore amica? Adesso vi racconto tutto su di noi. Praticamente io e la mia migliore amica siamo cugine, esatto, siamo cugine di primo grado, però ragazzi non è un'amicizia normale, infatti noi siamo nate insieme, io sono nata a gennaio e lei è nata aprile dello stesso anno, siamo state insieme sin da subito, sin da quando eravamo bambine piccolissime, abbiamo fatto l'asilo insieme, la scuola elementare insieme, le medie insieme, il liceo insieme, tutto quanto all'interno della stessa classe, eravamo compagne di banco, compagne di tutto, ma allo stesso tempo eravamo anche cugine, ci vedevamo sempre anche in famiglia, perché mia mamma e suo papà sono fratello e sorella. La mia migliore amica si chiama Lina e se sta guardando questo video le mando un bacio e mi manca tantissimo, perché adesso purtroppo non ci vediamo quasi mai, infatti io mi sono trasferita per studiare a Venezia, mentre lei è rimasta in Umbria, perché frequenta anche lei l'università là, e quindi non la vedo molto spesso, perché appunto siamo molto molto distanti. Però quello che voglio dirvi è che se avete delle amiche, soprattutto delle migliori amiche, non importa quanto tempo passate insieme a loro, l'importante è il rapporto che mantenete nel tempo, cioè noi anche se non ci vediamo tutti i mesi, comunque ogni volta che stiamo insieme è come se non fosse passato un giorno. Se avete anche voi una migliore amica, mandatele questo video, ditele che le volete bene, perché le amiche sono la cosa più bella che ci possa essere veramente, soprattutto a quest'età sono veramente importanti, quindi fatele questi biglietti perché se lo meritano, così al loro compleanno le farete una sorpresa bellissima. Detto tutto ciò, io ho terminato di dipingere il mio cuore, adesso aspetto che si asciughi e poi vado a ripassare tutto di nero. Ok, questo è il risultato del cuore una volta che è stato anche ripassato. Adesso con le forbici andiamo a tagliare questo cerotto. Questo è il risultato, però non dovete tagliarlo del tutto, ma dovete lasciare l'ultima parte collegata in modo tale che il cerotto è come se si potesse togliere e rimettere. Ora apriamo il biglietto e andiamo a posizionare, dove c'è appunto il buco del cerotto, un altro pezzo di cartoncino nero in questo modo. E tadan, ecco qua che il nostro cerotto, una volta aperto, non ci sarà niente sotto. Adesso con un bianchetto andate a scrivere qualcosa di carino. Io penso di scrivere thank you, ovvero grazie, come per dire grazie che mi hai riparato il cuoricino. Comunque no, questo video veramente mi sono superata, sono stata troppo troppo dolce. Che bello! E tadan, ecco qua il risultato terminato, c'è un cuore con scritto thank you dentro e il cerottino. Se volete che questo rimanga attaccato potete mettere un pizzico di scotch biadesivo qui in modo che ogni volta che chiudete rimane attaccato. Cioè adesso ditemi che questa non è un'idea semplicissima ma super cute per fare gli auguri a qualcuno. Ovviamente potete scriverci anche qualcos'altro tipo happy birthday oppure I love you, quello che volete. Adesso manca l'ultimo biglietto, ma secondo me anche uno dei più belli, infatti questa idea è super super bella e semplice. Questo biglietto lo vado a fare su sfondo nero, quindi andiamo a piegare l'ultimo cartoncino, quello nero. Per questo biglietto vorrei proporre l'idea della Polaroid, ovvero della fotocamera che fa uscire le fotografie. Come prima cosa vado a fare il disegno di una macchina fotografica su un cartoncino bianco, non so bene come sia fatta una macchina fotografica, la disegno un po' a caso. Ok, ho disegnato a matita la macchina fotografica, prendete spunto, adesso la vado a colorare con i pennarelli. La parte sopra la voglio colorare tutta di marrone, perché ho visto che la parte sopra dovrebbe essere marrone. Qua invece per abbellirla un po' ho fatto delle stelline che ovviamente vado a colorare di giallo. Mentre la parte centrale la vado a fare di celeste, anche se potete farla anche di nero. Mentre alla fine vado a scrivere Happy Birthday, buon compleanno, con un pennarello rosso, ma potete farlo di tutti i colori. Almeno si riconosce che è un biglietto di auguri.
Una volta fatto, ripasso il tutto con il nero e ci siamo. E voilà, ecco qua il risultato finale della nostra Polaroid, è super super bella. Sono veramente soddisfatta di questo risultato, adesso con dello scotch la andiamo ad incollare nel biglietto. Anche in questo caso dobbiamo mettere lo scotch soltanto ai lati e lasciare libera la parte centrale perché dovranno scorrere le nostre foto. Quindi andiamo ad incollare la nostra macchina fotografica, io l'ho messa anche abbastanza alta. Dopodiché con della carta bianca ho ricreato questa striscetta che in teoria dovrebbero essere le foto che escono dalla macchina fotografica. Adesso andiamo a disegnare qualcosa in questa fotografia e voi potete mettere sia una foto che già avete con la vostra amica o con il vostro amico. Io, dato che non ho foto stampate, adesso faccio un disegno. Nella Polaroid ho aggiunto queste due striscette iconiche che ricordano appunto la fotografia e poi ho fatto il disegno di Hello Kitty Angelo ed Hello Kitty Diavolo, quindi adesso andiamoli a colorare. Il diavoletto lo andiamo a colorare ovviamente di rosso, mentre per l'angioletto andiamo di celeste. Tadan! Ecco qua il risultato completo del disegno, ora andiamolo a mettere nella Polaroid. No vabbè, guardate quanto viene bene alla fine. Tadan! Ecco qua la nostra Polaroid completata, questo biglietto penso che sia il più bello di tutti, super super bello. Cioè, guardate che spettacolo. No, vabbè, potete farlo ovviamente anche con le foto. Mollettino, non ci credo che abbiamo finito tutti e quattro i biglietti. Adesso facciamo un recap, così scegli quello che ti piace di più. Il primo, quello con la canzone, anche questo può essere modificato come più ci piace, ma io ovviamente tengo SpongeBob. Il secondo, quello del barattolo, guardate. Troppo soddisfacente, poi dentro ci sono pure le mini mollette. Il terzo, quello con il cuoricino che c'è il cerotto, anche questo super super dolce. E infine l'ultimo l'abbiamo appena visto che è quello con la Polaroid. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro preferito, sinceramente io li amo tutti quanti, cioè sono stupendi. Forse i più belli sono questo e l'ultimo perché sono quelli un po' più elaborati. Mentre Mollettino ha scelto questo perché ha detto che si diverte un sacco a guardare questi glitter. Quindi Mollettino, questo diventerà il tuo biglietto ufficiale, te lo regalo per il tuo compleanno, il prossimo anno ovviamente. Se questo video vi è stato utile mettetemi un mi piace ed iscrivetevi al mio canale per non perdervi tutte quante le mie novità. Ovviamente mi fate sapere nei commenti qual è la prossima idea che vorreste vedere nel mio video, così la andiamo a fare insieme. Con questi biglietti io vi saluto, spero che vi possano essere utili per i vostri compleanni e per i compleanni dei vostri amici. Grazie per avermi fatto compagnia, noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando un bacio, ciao ciao!